vabbè, vengo lì e faccio un discorso filosofico. A questo punto prendo qualche libertà, dando il mio assenso, però come qualche libertà me la prendo, quindi faccio la premessa, il presupposto fu quello di dire vengo, ma si fa un discorso non di esegesi giuridica, come si dice tra giuristi, ma di politica del diritto. Si parla, si definiscono dei concetti: legalità, partecipazione e rappresentanza, di cui si era iniziato a parlare qualche mese prima in un'assemblea di condominio, che è il luogo perfetto dove cominciare a esercitare queste nozioni, no? Legalità, partecipazione, rappresentanza. E quindi vabbè, il discorso sarà appunto incardinato su questi aspetti, su aspetti diciamo di carattere generale, partendo dalla legalità. Oggi ho sentito la giornata della legalità, no? E la legalità come la possiamo definire? La definizione che si dà di legalità è che costituisca il presupposto necessario e imprescindibile per il corretto svolgimento dei rapporti sociali. Il rispetto delle leggi e la pratica delle leggi, quindi la loro attuazione, costituisce la condizione fondamentale perché in una società vi sia libertà e giustizia, presupposto del diritto, e quindi prendendosi anche qualche libertà, e tenuto conto che siamo in campagna elettorale, tutti hanno ricordato personaggi da Robespierre, poi hanno tirato fuori Hitler, poi Stalin, poi siamo venuti a tempi più recenti a Berlinguer, no? Ricordando illustri personaggi, allora mi sono detto io, siccome sono coinvolto anch'io in campagna elettorale, dico chi posso nominare. Insomma, non volendo essere termino, mi sono preso Zeus, mi sono risalito un po' più indietro. Perché Zeus? Perché a un certo punto ci racconta Platone che Zeus, temendo che la specie umana si estinguesse, chiamò Hermes, il messaggero degli dèi, per portare agli uomini rispetto e giustizia, affinché, come dire, fossero diciamo gli elementi fondamentali del vivere, ricostituisse l'ordine della città. Hermes chiese a Zeus in quale modo dovesse distribuire questi valori, cioè rispetto e giustizia, e gli pose una domanda. Dice: devo distribuirli come sono state distribuite le arti? Per queste come si erano regolati? Si erano regolati così: se uno solo conosce la medicina, basta per molti che non la conoscono. E questo vale un po' per tutti gli artigiani, non necessariamente tutti debbono conoscere di medicina o delle altre arti. Mi devo regolare, chiedeva Hermes, mi devo regolare allo stesso modo per rispetto e giustizia, o posso distribuirli a tutti gli uomini? E Zeus rispose: a tutti, e tutti ne siano partecipi. Infatti non esisterebbe città, proseguiva Zeus, se pochi fossero partecipi di rispetto e giustizia, come succede per le arti. Quindi, queste parole fanno capire come la legalità costituisca rispetto e giustizia, costituisca il fondamento della società e sia, come dire, patrimonio, debba essere patrimonio di chiunque. Di chiunque. Perché la legalità è, perlomeno dal punto di vista diciamo del giurista, è l'elemento costitutivo del patto sociale.
di quelle regole che legano i diversi soggetti sociali. È l'elemento costitutivo perché è la misura degli interessi in gioco. È la misura degli interessi in gioco e è anche una misura di regolazione degli interessi. È la misura attraverso la quale gli interessi privati dei singoli si coordinano con gli interessi della collettività. Questo a prescindere dalla definizione, dalla soluzione del problema, se ci sia o se debba esserci un interesse superiore, se l'interesse pubblico sia superiore a quello degli individui e così via. La legge è anche qualcos'altro. La legalità è anche la misura dell'esercizio del potere pubblico. È la misura dell'esercizio del potere pubblico e sotto questo profilo la legalità ci richiama il tema della democrazia. Tra legalità e democrazia, lo diceva Zeus all'epoca, il rapporto è stretto. Non esiste una vera democrazia senza legalità e non esiste parimenti una vera legalità senza democrazia. I due termini si tengono, sono legati. Tant'è che questi due concetti si esprimono in un concetto più ampio che è quello di legalità democratica. Perché, guardate bene, la legge è anche strumento di oppressione. Ecco perché il legame diretto con... Non è che il principio dietro, il principio di legalità, ci può essere anche il sopruso. Ci può essere, come dire, la prevaricazione di un interesse sull'altro. E la legge, dobbiamo avere presente che la legge è l'espressione, io lo dico sempre agli studenti, è l'espressione di un indirizzo politico di maggioranza. Dietro la legge ci sono degli interessi, non è detto che la legge gli interessi debba ponderare in maniera corretta. Ecco allora il necessario legame tra democrazia e legalità. In cosa consiste la legalità democratica? La legalità democratica è, diciamo, una nozione che si afferma soltanto in tempi recenti. È una nozione che si afferma soltanto in tempi recenti e questo ci dà il senso di come il concetto di legalità sia anche un concetto storico, storicamente determinato. Democrazia e legalità finiscono per unirsi e diventare un unico concetto soltanto, dicevo, in epoca recente. Io la batterei all'indomani della Seconda Guerra Mondiale, nel momento in cui, diciamo, gli stati europei si danno una nuova forma costituzionale. Nella costruzione della legalità democratica, ecco che assume un ruolo centrale e fondamentale la Costituzione come la legge fondamentale dello Stato. Quando dico legge fondamentale dello Stato, dico che la Costituzione è la legge delle leggi. Perché la Costituzione è importante? Perché, diciamo, il pensiero progressista ha sempre rinviato alla Costituzione, ha sempre richiamato la Costituzione. Perché nella Costituzione vi sono, nelle Costituzioni
diciamo, del che seguono il secondo, al secondo conflitto mondiale, vi sono i valori, vi sono i principi della democrazia. L'affermazione della legalità democratica attraverso la Costituzione è stato un percorso faticoso, perché della Costituzione non si è avuta sempre la stessa idea. Qual è il carattere della Costituzione? Perché è importante individuarlo? Perché si dice che la Costituzione è la legge delle leggi e il dibattito costituzionale è così importante? Cioè, bisogna chiedersi questo, no? Perché? Perché la Costituzione ha una forza superiore rispetto alle leggi ordinarie. Per questo diventa il dibattito sulla Costituzione, finisce per toccare l'intera cittadinanza. Il dibattito che investe la Costituzione, proprio perché la Costituzione è l'elemento fondante della società, finisce per coinvolgere l'intera società. Dicevo, ha una forza superiore rispetto alle leggi ordinarie. L'affermazione di questa superiorità della Costituzione rispetto alle leggi ordinarie, anche questo non è un processo pacifico, non è un processo pacifico, è piuttosto un processo molto travagliato. Possiamo solo dire questo, per non scendere nei tecnicismi e così via. Si è posto un grande dibattito, che investe direttamente la legalità, e lo vedremo perché investe direttamente la legalità. Perché se noi diciamo che la Costituzione è qualcosa che è un po' più forte delle leggi, noi mettiamo, no, alle leggi una sorta di limite, di confini oltre il quale non può andare. È per questo che tendiamo alla legalità democratica, perché noi diciamo, attribuendo alla Costituzione un valore superiore a quello della legge, che neppure il Parlamento, e cioè neppure gli eletti dal popolo, hanno la possibilità di modificare quelle regole che un tempo quella società si è data per vivere, diciamo, in comune. Dicevo, questo non è stato un processo pacifico. Per dire, lo Statuto Albertino, prima del 1948, c'era lo Statuto Albertino, ci veniva dall'Ottocento, non gli era riconosciuto un valore superiore. Il Parlamento lo poteva mutare, qualsiasi legge poteva mutare la Costituzione del Regno d'Italia. Con la nuova Costituzione, invece, la Costituzione diventa una norma superiore. E questo cosa determina? Si assiste ad un passaggio, direi centrale. Si assiste a quel passaggio segnato dal transitare da uno stato assoluto ad uno stato di diritto. Lo stato di diritto trova nella Costituzione del 1948, un punto fondamentale per la sua affermazione.